Thank you.
Questa è una storia accaduta in un piccolo villaggio in India.
In questo villaggio c'era una famiglia che abbracciò la fede cristiana e accettò Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Questo fatto mise in agitazione il villaggio e tutti erano così sconvolti che si riunì una folla inferocita che trascinò la famiglia nella pubblica piazza. Il capo del villaggio minacciò il capofamiglia e gli disse: Se tu, tua moglie e i tuoi figli non rinnegherete la vostra fede, sarete tutti uccisi, senza pietà. L'uomo non sapeva né cosa dire né cosa fare. L'unica cosa che affiorò nella sua mente furono le parole di una canzone che lui stesso aveva composto quando aveva deciso di affidare la sua vita a Dio. E così cominciò a cantare: «Ho deciso di seguire Gesù Cristo. Non tornerò indietro. Non tornerò indietro». Per questo motivo i suoi figli vennero orribilmente uccisi. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gli fu data un'altra possibilità e questa volta ad essere in pericolo era la vita di sua moglie. Ma lui continuò a cantare: «Anche se nessuno mi seguirà, io continuerò comunque. Non tornerò indietro. Non tornerò indietro». Oh, none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Dopo la tragica morte della moglie, all'uomo fu concessa un'ultima opportunità, quella di salvare se stesso. Ma lui continuò a cantare: The cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Whoa. Anche se quell'uomo e la sua famiglia morirono, accadde qualcosa di incredibile, di assolutamente incredibile. Quel giorno, nel cuore del capo del villaggio, venne piantato un seme che germogliò nel tempo e alla fine l'uomo convocò tutti gli abitanti del villaggio nello stesso posto in cui avevano trucidato quella famiglia. Davanti a tutti rinunciò alla sua vecchia fede e dichiarò la sua fedeltà a Gesù Cristo nostro Signore. Questo diede vita ad una celebrazione e in quel preciso istante il Vangelo cominciò a germogliare e a crescere nella comunità, non solo in quel villaggio, ma in tutta la regione. Tutti avevano visto la vera fede e avevano conosciuto la vera natura di Dio tramite il sacrificio di una famiglia coraggiosa che aveva pagato con la vita la scelta di affidarsi completamente a Dio. Oggi noi siamo fianco a fianco con la Chiesa perseguitata. Siamo una sola cosa nel corpo di Gesù Cristo. Dal momento che abbiamo tutti fatto la stessa scelta, ciascuno di noi ha detto: «Ho deciso di seguire Gesù, ho deciso di affidarmi a Lui». Alcuni di noi soffrono di più, altri di meno. Ma se anche un singolo membro soffre, tutta la comunità soffre con lui. Chiunque fra di noi goda di grandi libertà ha anche la straordinaria occasione di avviare un cambiamento che inizia con la preghiera. Noi non torneremo indietro mai. Molte persone affrontano questa realtà tutti i giorni e nonostante ciò proseguono il loro cammino. Possiamo noi tirarci indietro? Per favore, pregate per quelli che hanno la nostra stessa fede, ma non la nostra libertà.
diventiamo una sola cosa con loro nella preghiera. No turning back.